Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere le mie migliori letture di maggio 2022. Mi scuso se questo video è uscito con un po' di ritardo, ma purtroppo non sono riuscito a trovare il tempo materiale a maggio per registrarlo. Quindi è uscito un pochino più in ritardo. Mi raccomando, fatemi sapere anche quali sono stati i vostri migliori manga che avete letto a maggio. Sono sempre molto curioso di sapere che cosa voi leggete, così anche da scambiare qualche parere nei commenti. È stato per me un mese dove ho letto abbastanza titoli e come sempre andremo a vedere i migliori 5 che ho letto. Direi subito di partire dalla quinta posizione, dove troviamo Remina, l'asso infernale di Junji Ito. Questa che sicuramente non è la miglior lettura che io abbia mai fatto di Junji Ito, e non lo reputo neanche il suo miglior manga. Come ben sapete, però, Junji Ito è uno dei miei autori preferiti in assoluto, e in Remina comunque ho trovato abbastanza ispirazione. A livello di disegni, secondo me, siamo ad un livello molto alto, probabilmente Junji Ito in una delle sue massime forme. Vi faccio vedere appunto qualche tavola per farvi vedere il livello di dettaglio, questa che è una splash page iconica di Remina. A livello di storia, nella parte finale va un pochino sul cringe, lo ammetto, però anche a livello di contenuto, soprattutto all'inizio, l'ho trovata come una storia molto ben impostata. Poi finalmente Junji Ito investe proprio di volume unico, quindi tutta una storia consecutiva, ed è secondo me proprio in questo tipo di storia dove Junji Ito riesce ad esprimere il suo maggior potenziale. L'ho messo in questa, possiamo dire, top 5 delle migliori letture di maggio, solo perché Junji Ito, e per ricordarvi che è anche stato ristampato recentemente da Star Comics, quindi anche per chi non si fosse mai approcciato a questo autore, secondo me può anche benissimo partire da Remina. Soprattutto se non siete tanto abituati all'horror, Remina potrebbe essere perfetto per voi, perché credo che questa sia una delle storie meno paurose che abbia scritto Junji Ito. Interessante, con dei bei risvolti narrativi. E ora possiamo proseguire alla quarta migliore lettura che ho fatto in questo maggio. Vi sto parlando di Memorie di un gentiluomo di Moyoko Anno, completo in questi due volumi. Manga Josei, scritto da questa fantastica autrice, ed è la prima opera che io leggo di Moyoko Anno in assoluto. Mi è piaciuto davvero tanto. Una storia che riesce a fare una bellissima critica e che riesce anche a proporci una fantastica parte drammatica. Ottimo anche lo sviluppo di tutti i personaggi. Anche in questo caso ci sono tanti colpi di scena con delle parti davvero inaspettate. Poi tutta l'ambientazione, tutta l'atmosfera che va a riprendere Moyoko Anno e come riesce ad esprimerla, secondo me lo fa in un modo davvero sublime. Poi i disegni di Moyoko Anno sono davvero eccezionali e si sposano alla perfezione con questo tipo di storia. Lo andrei a consigliare anche a chi voglia una lettura abbastanza matura, un pochino più diversa da quelle classiche a cui siamo abituati. Un manga che riesce benissimo a far immergere il lettore all'interno della storia, riesce benissimo a far immergere il lettore all'interno dei sentimenti dei nostri personaggi. Cosa secondo me è molto difficile. Ottima anche la ricerca psicologica dietro ai nostri due protagonisti principali, dove Moyoko Anno li va a scavare proprio a fondo, offrendoci poi un finale coerente con tutta la storia che è andata a raccontare. Se qualcuno di voi avesse letto altre opere di Moyoko Anno, mi raccomando, mi faccia sapere quale vale la pena recuperare. Vorrei sicuramente leggere altro di questa fantastica autrice, perché mi ha lasciato davvero una buonissima impressione. E andando avanti alla terza miglior lettura di questo maggio, troviamo un manga di Kiyohiko Azuma. Vi sto parlando di Azumanga Daioh. Manga purtroppo inedito qui in Italia, questa che vedete in mano è l'omnibus inglese. Per chi non lo sapesse, l'autrice è la stessa di Yotsuba. Questo è il manga che ha scritto prima, appunto, di Yotsuba. E anche questo è veramente geniale, sicuramente uno dei manga più divertenti che io abbia mai letto. Anche l'impostazione delle tavole, tutte le gag. Kiyohiko Azuma, quando vuole raccontare un qualcosa di divertente, secondo me è proprio una spanna superiore a tantissimi altri artisti e tantissimi altri mangaka. Secondo me il suo punto di forza è che la storia non è nulla di estremamente complesso, è un classico manga slice of life dove troviamo come protagoniste queste ragazze in una scuola e vedremo anche come accade in Yotsuba la loro quotidianità. È un manga che fa davvero ridere, se qualcuno di voi magari volesse recuperare questa omnibus, io lo consiglio assolutamente, anche a livello di inglese è parecchio facile e poi non ci sono neanche così tanti dialoghi. Se amate poi Yotsuba, questo è un titolo da avere assolutamente, questo che diciamo che è un po' il suo precursore, troverete tanti elementi distintivi di Azumanga Daioh che poi leggendo Yotsuba ovviamente ve ne accorgerete. Bellissimo anche lo stile narrativo, l'impostazione delle tavole, tante volte molto originale. E anche questa omnibus inglese è realizzata molto bene, perché ci propone un'edizione molto standard, ma ci propone anche delle pagine a colori all'interno che sono
patinate. Tra i manga comici, sicuramente uno dei più belli che potete mai trovare in circolazione. E ora passiamo alla seconda posizione delle mie migliori letture di maggio 2022. Troviamo una miniserie shoujo di Goen, vi sto parlando della Nuova vita di Nina, completo in 4 volumi. Un manga che io stavo aspettando tantissimo in Italia, in Giappone aveva già riscosso un grandissimo successo e questo è sicuramente tra i titoli che ci ha proposto Goen recentemente uno dei migliori, ma è proprio tra le miniserie shoujo una delle migliori in assoluto. La Nuova vita di Nina riesce a proporci una storia drammatica fin dalle prime pagine, andando a sviscerare benissimo tutti quelli che sono i personaggi, tutti i loro comportamenti. Quello che accade tra il volume numero 2 e il volume numero 3 probabilmente è stata una delle parti più drammatiche che abbia mai letto in un manga shoujo. La storia poi inizia in un modo anche abbastanza originale, dato che la nostra protagonista Nina ha i ricordi della vecchia vita, la sua vita precedente, dove era innamorata dello stesso ragazzo. Il manga mette anche un bel po' di mistero, perché solamente in 4 volumi verranno analizzate due vite, quella di Nina e quella della Nina precedente, andando a vedere tutto il suo passato con vari flashback e vari personaggi. L'ho apprezzato moltissimo anche perché non ci presenta i classici cliché che magari possiamo trovare in un manga shoujo, anzi la parte sentimentale è molto ben analizzata, non è mai dolce fino allo sfinimento, ma i personaggi riescono a rimanere coerenti e soprattutto veri per quello che la storia vuole raccontarci. Non ci sono forzature, c'è solamente una narrazione che prosegue molto bene e una storia che riesce ad ampliarsi verso più significati e verso più temi. Il manga secondo me riesce a presentarci perfettamente un mix di parte sentimentale e un mix di dramma, ed è proprio a chi stesse cercando una storia di questo tipo che lo vado a consigliare per la maggiore, soprattutto perché sono 4 volumi, quindi una miniserie, ed è poi anche un manga abbastanza complesso che riesce benissimo a dare un significato ai sentimenti, quindi super ma super consigliato. Ultimamente Goen con i manga shoujo ci sta prendendo davvero alla grande, ci sta proponendo dei manga che erano stati finora inediti in Italia, tutti che io stavo aspettando tantissimo, e piano piano ce li sta pubblicando tutti. Si sta classificando come una delle migliori case editrici del 2022, si sta riprendendo alla grande, ci sta proponendo dei titoli che mai mi sarei aspettato di vedere in Italia, quindi spero che continui così e che continui a proporci dei titoli di questo livello. Mentre la migliore lettura che ho fatto in questo maggio 2022, ed è anche una delle migliori letture che abbia fatto nella mia vita, questo è uno dei manga più belli in assoluto che abbia mai letto, vi sto parlando di Banana Fish. Vi faccio vedere solamente il volume numero 1 e volume numero 10, che è l'ultimo volume di questa fantastica nuova edizione, perché tutti i volumi pesano troppo. Altro manga shoujo quindi presente in questa top delle migliori letture, ma Banana Fish è un manga che riesce proprio ad elevarsi ad un altro livello contenutistico, non credo che ci siano tante parole da aggiungere, è semplicemente uno dei manga più belli mai realizzati. Io avevo visto solamente l'anime quando era uscito al tempo, ma il manga è nettamente superiore, ma proprio siamo ad un altro livello. Semplicemente Banana Fish è una delle storie meglio concepite, con alcuni tra i migliori personaggi mai proposti all'interno del mondo dei manga, con alcuni dei retroscena e alcuni dei colpi di scena più incredibili che possiate mai trovare. All'interno di Banana Fish c'è davvero una costruzione di un tutto, secondo me analizzato da Akimi Yoshida in un modo veramente peculiare. La storia non si perde mai, ci sarebbe davvero tanto da parlare su Banana Fish, ci vorrebbe proprio un video recensione dedicato ed è molto difficile parlarne in un video delle migliori letture. Tutta la storia di Ash, tutta la storia di Eiji, le varie rivalità tra gang, il contesto generale di Banana Fish che è estremamente importante, Akimi Yoshida questo riesce proprio a esprimercelo al 100%. Infatti prima di capire Banana Fish e prima di capire i comportamenti dei personaggi è importante capire il contesto in cui è ambientato. Non saprei proprio come descrivere Banana Fish se non considerarlo un capolavoro, tante volte questa parola viene abusata, ma in questo caso Banana Fish secondo me è proprio quel capolavoro che dovrebbe essere letto assolutamente da tutti, un manga che ti rapisce, ti colpisce, ti fa emozionare. Mi sembra scontato dire che sia ovviamente uno dei migliori manga shoujo mai realizzati, ma questo è proprio un manga che distrugge ogni barriera, distrugge proprio ogni concezione che magari una persona classica possa avere sul target shoujo. Riesce a spaziare in temi molto delicati, viene analizzata la violenza, l'abuso, le droghe, la prostituzione, la pedofilia, la mafia, e Akimi Yoshida secondo me è proprio bravissima a evidenziare il tutto non ricadendo mai nel banale. La storia di Ash e Eiji sicuramente per chi l'ha letta rimarrà sempre nel cuore del lettore, un vero e proprio capolavoro. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere anche nei commenti le vostre migliori letture di maggio 2022, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, lascia un commento e per i nuovi iscriviti al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!